Sì, è una partita aperta perché noi contro qualsiasi squadra che incontriamo, sia essa la Sampdoria, sia essa il Torino, sia essa il Gubbio, cerchiamo sempre di proporre questo calcio, insomma, d'attacco. Per cui sarà una partita aperta che ce la giochiamo ad armi pari conoscendo il valore della Sampdoria. C'è una squadra attrezzata per una categoria più importante rispetto alla Serie B. Hanno giocatori di qualità davanti, ma non solo davanti in tutti i reparti, anche se stavo leggendo le statistiche, hanno grandissimi giocatori, ma il Crotone ha segnato più della Sampdoria, per cui devono stare attenti anche loro. È vero che non me lo sarei mai immaginato, ma non c'è nemmeno il tempo di pensare a come viverla o alle emozioni. Sono talmente concentrato su ciò che dobbiamo cercare di fare per poterli battere che sinceramente a tutto il resto non ci penso. È normale che sto vivendo in questo momento un periodo felice sotto l'aspetto professionale, però so anche che senza i miei ragazzi, senza la mia società, senza il mio direttore, senza lo staff, e quando parlo di staff non mi rivolgo allo staff tecnico, solo allo staff tecnico, ma lo staff va dalla segreteria ai medici, ai magazzinieri, che sono secondo me gli elementi più importanti per una squadra di calcio, per cui senza di loro, ma soprattutto senza i miei ragazzi che mi stanno dando la possibilità di studiare da allenatore. Loro sanno l'importanza che hanno. Io spero che i miei ragazzi riescano a trascinare questa gente, come devono fare non solo nella partita con la Sampdoria, ma anche con la Nocerina, con il Brescia e con tutte le altre partite. Sicuramente io che ho trovato la forma, questo per primo. Poi è anche vero che ultime due partite con la difesa ci comportiamo bene, stiamo più alti e anche io trovo più spazio per uscire. Questo sicuramente è vero. Però io la penso che noi dobbiamo guardare partita per partita e dare massimo ogni sabato per raggiungere la salvezza prima possibile. Secondo me è molto importante che attaccanti stanno vicini a centrocampisti, se no si creano spazi tra linee e se ci sono spazi tra linee ci fanno male.